No, volevo aspettare il pim pam pim pam pim pam. Cos'era? Adesso c'era, adesso basta. Siamo tornati in onda, Ah, la bentornati. sì, la base così è. Sì, Ah, volevo captare il giusto momento della base per poter entrare live con la nuova prima puntata del 2023 di Just ok. Sì, Chatting. ciao Alice. Ciao Andrea Tutto a Presto. Sì, posto? io sto bene. Tu sono una La storiella. storiella, sì, con la tua duck face. No, ho Devo dire che fatto. ho ereditato un po' questa duck face da te, ho notato, perché la faccio anch'io spesso nelle foto, mi Fai. rendo conto. Sì, faccio sempre no, 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 ristori a pizzorante, se non vieni sei ignorante. Io sto guardando Alessandro Borghese in questi giorni che stanno uscendo le nuove puntate. Quindi mi viene sempre da parlare un po' come lui. Ok, qui, come parla Alessandro Riesci? Borghese? Mamma mia, che stereotipo. Che potrebbe essere Alessandro Borghese o Ballando con le stelle Guglielmo Mariotto. Guglielmo Mariotto, Ciao yes! Sara, come stai? Bene, bene. Bene! Cioè, Sì, c'era un po' bene di da Roma. delay. Col faretto! faretto. Esatto, tra l'altro con una bellissima giacca oggi a Sì. Sara, devo È dire, so molto. fashion. Noi siamo the trendsetter of the 2023 Perché per Tini Raga. Charles Leclerc è tornato single, ragazzi! Ah, pensavo Charles il re Carlo. Ma come l'ha King presa Charles. Rafa per questa tua dichiarazione, no? Lui non lo sapeva ancora. Ah, non lo sa ancora, Stai cioè, dicendo tu ok. adesso. Rafa, mi spiace. Era Spero un che questa nostro. cosa non abbia Spiazze, spiazze. ripercussioni sulla carriera calcistica di No, questo mi hanno già giocatore. chiesto. Andre, urla Sì, di meno, per favore. infatti, Sto urlando? raga, cioè. Io in realtà sto parlando normale. Secondo me è il microfono che è alto. Abbassa un No, pochino. no, tu urli un po' sempre, però è un tuo tratto Ma perché? caratteristico. Perché uso il diaframma per parlare? Ah, come i veri cantanti. Vedi, capito? Vedi che sono Ok, va tutte. bene. Questa è. Comunque, prima puntata del 2023 io ho avuto la straordinaria idea che nessuno ha mai avuto di fare le predictions per il 2023. Esatto, però. A sigla prima. I Esatto. forgot about the beautiful Anch'io sigla. mi stavo quasi dimenticando. Poi ho iniziato a cantare e faccio: sai chi canta meglio? Alice nella nostra sigla. Prego, Sara. Mi raccomando, non arrivare in ritardo oggi che non voglio iniziare da sola, eh. No, tranquilla, arrivo in orario. Mi raccomando, ricordati il nome del programma Just Chatting e si inizia sempre alle ore 18. Oh, bella, comunque c'è già in mente la sigla. Facciamo tipo una roba tums, tums, tums. E poi alla fine Just Chatting. Tipo, oh, ma dopo la puntata ce lo facciamo uno spritz? Sì, però questa volta offri te. Per iniziare vorrei mandare un messaggio di solidarietà ai nostri amici universitari che stanno per affrontare la sessione di gennaio, quindi siamo vicini a voi. Non Assolutamente. fisicamente, perché nessuno di noi vuole riaffrontare la sessione di gennaio, ma siamo vicini a voi psicologicamente. E aggiungerei a sfigati che ancora studiate. No, scherzo. Siamo degli ti sfigati, fa Andre, che non strano? abbiamo un lavoro. Sì. Non ti fa strano? È la tua prima sessione senza esami? Sì, mi mancano un po', in realtà. A me Sei piaceva. sicura? No, a me piaceva studiare, non mi piaceva dare gli esami, ma studiare mi piace. Beh, studiare puoi continuare a farlo, diciamo che Che puoi. cosa studio se non sono motivata nel fare gli La esami, vita. capito? La Sì, vita. ma poi perché devo studiare se non devo dare gli esami, capito? Cioè, un po' un nonsense È come vero. situo. C'è sempre stata questa cosa qua. Cioè, l'esame che ti portava a studiare. Che purtroppo è una cosa che, vabbè, non è questa la puntata. Magari sarà il tema di un'altra puntata. Però studiare è Guarda, importante già sempre. sbadiglio. È vero. Però sulle buone. Visto, oggi parliamo di prediction. Ma voglio farti anche delle buone. Diciamo delle. Come si chiamano? Oddio. Buoni Buoni propositi. propositi. Prego. Esatto. Che. del 2023, visto che nella sigla c'è detto non fare ritardo così. Mi impegnerò. Non so se hai Sara, segna il notato. minuto, per favore. Per favore, per favore, Beh. segnami questo momento, ma proprio in cornice nella mia faccia. Esatto, Andrea nel 2023 si impegnerà per non fare più ritardo. Ok, ci provo, ci provo. Per chi ci sta seguendo su Twitch, sto battendo le mani Nel nel linguaggio dei list. segni. Però ci tengo a dire che, scusa, ho fatto un però che era fortissimo. Ho detto che non arriverò in ritardo, quindi arrivare al pelo vale. No, è arrivare in ritardo. Il non Dammi un ritardo, minuto, cioè più o quant'è? meno 5-10 minuti prima. Ok, quindi se arrivo fra i Sempre. 5 e i 10 minuti prima non sono in Allora, quando io e Sara ritardo. ci dobbiamo incontrare per venire qua, io le dico, va bene, ci vediamo alle 3. Lei alle 3:10, 3 meno 10 mi dice sto arrivando. Anch'io le Ok. dico sto arrivando. Oggi dovevamo trovarci qua, io e Eravamo in Alice. ritardo io e Eravate in ritardo, io a che ora ero qua? Alle lei. Boh, non lo so, prima. E 2:58. grazie al cazzo sei uscito direttamente andando eri prima. Vabbè, a parte
parte che questo linguaggio, ecco, un buon proposito. Grazie alla Cespa. Alla Cespola. Però oggi appunto non sono buoni propositi, ma sono predizioni. Esatto. Io ho le mie, perché è un trend che sta andando molto sulla mia Bibbia, TikTok. E sta andando in realtà da un mesetto quasi sulle predictions, che delle cose che succederanno nel 2023. Anzitutto vorrei citare una mia amica che ha fatto una predictions, insomma, poco felice, ovvero che un papa sarebbe morto. Effettivamente un papa è morto prima del 2023. La contiamo comunque come prediction avverata. Ci può stare, ci può stare. Però e quindi aspetta, fammi spiegare questo trend di TikTok. Vai, tu ti scrivi le tue predictions del 2023 nelle note, mi fai un video col green screen e mi vai a spiegare tutte le tue predictions del 2023. E devo dire che comunque il mood generale sono sempre le stesse. Quindi sempre gente che si pensa gente che schiatti. Gente che entra, gente che esce. Oppure che, sì, no, non spoileremo niente. Sono quasi tutte su Kanye West. Figurati. E beh, però effettivamente è tornato un po' sulla bocca di tutti ultimamente. Esatto. Varie dichiarazioni. C'è da dire che in chiusura del 2022 sono venute a mancare un po' di persone. Vabbè, soprattutto nel mondo dello sport. Però c'è fra Pelé e Mihailovic, Papa Benedetto XVI, Vivian Westwood, cioè comunque è come... Oggi sono vestita in suo onore. Cioè, vero. Comunque, questa gonna, lei. L'impressione è davvero quasi che siano venute a mancare più persone del solito. Forse è un caso che siano... Ma perché erano tutte persone raggruppate, capito? Ma uno dopo l'altro, tra l'altro ci è andato quest'anno molto... Quest'anno anche Angela Lansbury... È vero, tra l'altro c'è andata la regina Elisabetta, giusto, vabbè, quello era ancora a settembre, però ci è andato molto vicino anche Jeremy Renner, quello Hawkeye dei film Marvel, Occhio di Falco, sì. Così è andato vicinissimo, ha fatto un incidente gravissimo, fortunatamente adesso sta meglio, però sì, ci sono, vabbè, alcuni sono un po' i soliti nomi, quelli che si giocano anche al Fantamorto, ma che alla fine non schiattano mai. Non volevo proprio nominare il Fantamorto, però l'hai fatto tu. Vabbè, però è per ironizzare su un tema così macabro, secondo me ci sta. Io credo che si faccia soprattutto per sdrammatizzare sul tema, per quanto poco ci sia da sdrammatizzare. Hai visto la mia acqua? C'è uno squalo in fondo. Squale? Questo. Brava, lì c'è sempre più telematici. Visto il nuovo PC, tra l'altro. Bello. Comunque, vai. Predictions 2023 è un po' più felici. Quelle generiche. Quelle generiche, okay. Che io ho trovato tutte sul TikTok, quindi vai. Vi ringrazio per avermi dato queste... Ok, le leggi te? Le leggo io, okay, va bene? Allora, c'è questa ragazza che dice, che questa è molto comune, Kendall Jenner fa coming out. Dici? Lo dico, non lo dico io. Ah, vabbè. Ci sentiamo un po' tutti in Nostradamus oggi. Ok, no, beh, nel senso, leggiamole e poi mi dici cosa ne pensi. Cioè, tipo, tu sei d'accordo con questa cosa qua? È indifferente, cioè, cambia la vita. No, se Kendall Jenner nel senso, secondo te è omosessuale? Boh, O dici magari bisessuale? Sì, cioè, non per forza di fare coming out e dirti io sono lesbica, c'è un'etichetta. Ah, beh, però coming out puoi dire anche sono bi. Sono pansessuale, qualsiasi altro genere che non sia l'eterosessualità. Ok, uscire fuori dall'armadio a prescindere da quello che vai a dire. Esatto, dici. Esatto. Tu pensi che sia così? Boh, un po' tutti lo siamo, quindi insomma. Ah, tu di... No, vabbè, io personalmente no, però anche... Questo anche non lo puoi sapere finché non provi. Vabbè, cosa vuol dire? Se provo... Vabbè, io so che non mi piace... No, beh, detto così sembra male. Ma sono scoperto. So che magari non mi piace la cacca, sì, che nell'assaggio. E dici, wow, figa. E quindi, capito. Vabbè. Scopri cose. Detto poi ciò, io comunque non sono d'accordo con questa prediction. Non sei d'accordo? Perché credo che sia eterosessuale. Cioè, non mi dà l'aria di essere bisessuale o magari attratta da persone dello stesso genere. La trovo abbastanza eterosessuale come persona. Ma non come non cosa, so, non un me la complimento. Sento in una posizione di poter definirla bi etero. No, sì, esatto, cioè, nel senso, non è una prediction che penso possa avverarsi, diciamo così. Prego. Kanye West muore. Un'altra prediction che ho avuto invece è Kanye West viene arrestato. Sempre Kanye West che fa cose poco illegali, okay, cioè poco allora. Legali. Oppure alcuni specificano per overdose. Io dico, secondo me, io una prediction su Kanye ce l'ho, ma la tengo per dopo. Sì, allora. Io sono d'accordo con quella che venga arrestato. Secondo me arrestato no.
Secondo me, secondo beh, me sì. Allora, ci sono molti, molti predictions che dicono che le persone verranno cancellate. Cancelled in inglese vuol dire che la loro carriera fa proprio un flop totale. E sono stranamente tutte collegate alle Kardashian in qualche modo. E c'è una teoria secondo cui le Kardashian siano tipo streghe che lanciano malocchio addosso agli uomini nella loro vita. Tutti gli uomini che sono andati con le Kardashian hanno avuto un flop nella loro carriera. Ecco perché Bruce Jenner è cambiato in Caitlyn Jenner, perché aveva paura di... aveva paura che la sua carriera facesse flop, quindi è diventata Caitlyn Jenner. Kanye West però, se ci pensi, ha fatto un flop nella sua carriera, sia musicale che da stilista. Sì, però Pete Davidson, chi se lo caga più, non va più nemmeno in SNL. Sì, però nel senso, secondo me Kanye West, piccola parentesi, il calo repentino l'ha avuto da quando è venuta a mancare la madre. Secondo me da quel momento in poi è stata sempre una carriera sempre più in discesa e ha letteralmente perso la testa. E però poi è divorziato. Esatto, ma io invece credo l'opposto, lo dico adesso. Vabbè, credo che Kanye West nel 2023 non solo non verrà arrestato, ma tornerà a concentrarsi sulla musica e farà un album che spacca. Perché, e mi auguro che sia così, anche perché mi piace la sua musica, a prescindere dal tipo di persona che è. Per quanto riguarda quello che è successo nel 2022, tutto ciò che è legato ad esempio al discorso di Balenciaga, Kanye West, non mi ricordo se te l'avevo inviato questo TikTok, Kanye West se ne va da Balenciaga e fra mille polemiche, anzi no, viene cacciato via da Balenciaga, si fa cacciare da Balenciaga, quindi non deve pagare nessuna penale per essere andato via così è. Pochi mesi dopo, scandalo Balenciaga. Di tutte le... i dici, bambini... triangolo no, non l'avevo considerato. No, io dico che secondo me Kanye West l'ha fatto apposta. C'entrava? No, non c'entrava. Secondo me c'entra allora a sto punto. No, secondo me Kanye West lo sapeva e ha deciso quindi di allontanarsi con questa scusa qua. E secondo me c'entra Balenciaga, c'entra Kim e c'entrano le figlie di Kim. Perché ad esempio si parla spesso di dei comportamenti sbagliati di Kanye West che sono giustamente penalizzati, ma nessuno parla di come si comporta Kim. A me ad esempio non piace per niente come Kim Kardashian utilizza i suoi figli sui social. Recentemente è uscito un video di Kim Kardashian dove ha letteralmente truccato la figlia uguale a Kanye. Beh, ma tu hai mai visto dei video, cioè tu hai mai visto Keeping Up with the Kardashians? No, quindi... La figlia di, di Kanye Kim North è pazza, completamente fuori di testa, è suo padre in miniatura. Cioè, sono molto più propensa a pensare che sia tutta, sia più North Kim che... Cioè lei in un video è andata a dire Kim Kardashian sei una STR perché non passi tempo con me, perché vuoi passare del tempo da solo in quarantena. Quello... A 10 anni. Quello, vabbè, io il programma non l'ho visto, quello non lo so. Quello che so è che Kanye West decide di fare il casino e si allontana da Balenciaga, anzi viene allontanato da Balenciaga, e Balenciaga esce fuori lo scandalo dei bambini vestiti con le robe sadomaso nelle sue pubblicità. E in questa maniera Kanye West è completamente estraneo alla vicenda. Perché? Perché secondo me sapeva che sarebbe uscito questa cosa, sapeva che sarebbe uscito lo scandalo. E c'è anche un video in cui Kanye West dice questa cosa qua. Fa: io sono stato cacciato da Balenciaga, sono stato cacciato da Adidas. Come sta andando adesso Balenciaga? Ma non perché sono stato mandato via io, allora adesso va male. Ma era un più... io lo sapevo che sarebbe andata così, quindi con una cazzata mi sono fatto cacciare via. Così almeno se vado via io devo pagare tutta una serie di penali. Se mi cacciano via loro non devo pagare niente. Però vabbè, questo era per dire. Secondo me viene demonizzata un po' troppo la figura di Kanye West. Questo non per difenderlo, perché certe cose che ha detto sono indifendibili, come tutto ciò, l'antisemitismo, i commenti su Hitler e sul nazismo, che non stanno né in cielo né in terra. Credo che il 2023, a differenza da quello che dicono le prediction, possa essere l'anno della rivalsa. Scusa se ho fatto questa diversione, continuo pure. Io sarò sempre in ombra da parte di Kanye West. Andiamo avanti. Lo so, vabbè. Continuando sulla striscia delle Kardashian, abbiamo questa ragazza che dice che Kourtney e Travis, quindi la sorella di Kim, sì, e sì. Travis Barker, quello ci di sono, Blink, qui ci sono, divorziano. Altri dicono che fanno un figlio che chiameranno... aspetta che lo trovo, perché facciamo molto ridere il nome. Un attimo, datemi un secondo. Fammi tipo una roba dark. No, mannaggia, non ce l'ho. Trevor Barker. In che senso? Trevor Barker. Trevor lo chiamano? Barker. Ah, come secondo nome Barker? No, Barker è il cognome. Ah, ok, quindi Trevor e Travis. Trevor, Travis, Barker. Ma è il Trevor Barker che fa ridere. Ci sta. O Trevor Barker, non mi ricordo. Quindi lì sono due punti di vista diversi. Poi io sono più propenso per il figlio che per il divorzio. Mi sembrano una coppia abbastanza
solida per ora. Vabbè, sì, però si lasciano tutti prima o poi. Poi abbiamo un'altra morte nella famiglia reale, di Re Carlo. Re Carlo, di già? Subito. Neanche un anno di regno? Manco è diventato re lui, eh. Come no? Eh no, l'incoronazione c'è a maggio. Ah, maggio? A maggio c'è l'incoronazione. No, ha già fatto la ma roba. Ma non c'è stata l'incoronazione. L'incoronazione dei reali in generale avviene sempre minimo 6 mesi dopo, perché c'è il periodo di lutto prima. Ah, ok. Quindi lui è re, ma non è stato incoronato re perché c'è il lutto. È re perché... loro sono ancora in lutto. Okay. Se vedi, sono tutti vestiti di nero. Ah, beh, non li ho visti in giro, quindi non è che... Quando passano a Cinisello poi sì, ti esatto, li ho visti salire sul tram, però non ero sicuro che fossero loro. Ho fatto, William! Tra l'altro, proprio in questi giorni è uscita la docuserie di Harry e Meghan, che sta facendo abbastanza scalpore. Oggi è uscito il libro su... sì, è uscito il libro. Biografia di Harry, Principe Harry. C'è stata anche un'intervista, se non sbaglio, in televisione. Stasera. Ok, quindi... Bella tosta. Oggi è tosta. Tosta. Poi, B-Real passerà di moda. B-Real passerà di moda. Però se ci pensi, sta durando tanto B-Real. Cioè, rispetto tipo... com'è che si chiamava quell'altra applicazione dove potevi fare le chiamate di gruppo? Dove tipo tu eri il moderatore della chiamata di gruppo. Clubhouse. È durata molto meno. È durata meno anche perché, vabbè, non è stata usata solo per iPhone. Non si poteva usare su altri telefoni, aveva funzionalità abbastanza limitate. Credo che se fosse stata perfezionata e implementata con altre cose, ci stava Clubhouse. Così come era, aveva poco senso di esistere. Ed è lo stesso discorso che secondo me può valere per B-Real. Perché B-Real secondo me sta durando tanto, ma non so ancora per quanto, se non vengono implementate certe novità, che può essere l'implementazione del video oppure l'implementazione magari di pubblicarne magari di più di uno al giorno, oppure ne pubblichi ma puoi pubblicare solo, non so, entro 2 ore dalla pubblicazione, se no non puoi più pubblicarlo, cioè renderlo più esclusivo e quindi più appetibile. Sono tante, cioè ci sono persone che sicuramente più brave di qui me ci che candidiamo per il marketing club di B-Real. Io ho appena detto ci sono persone più competenti di noi che sono operano, però no, siamo noi quelle persone, siamo noi. Però secondo me sì, potrebbe essere in morente. Comunque, cioè, alla fine è ogni giorno la stessa cosa. Cioè, nel senso, quello che devi fare, l'azione che devi compiere, potrebbe essere. Però lo aspetti, Capodanno, gli ultimi 10 minuti. È stato divertente. Oh, ma quando arriva il B-Real, la prima parola che abbiamo detto, l'ultima parola del 2022 è stato B-Real, raga B-Real. Alle 11.59. Raga B-Real. Io l'ho fatto alle 4 del mattino. Perché tu sei un cacchio di fake. No, andiamo avanti. Perché non ero in condizioni a mezzanotte. Sei un fake. Nessuno di noi era in condizioni per farlo, ma l'abbiamo fatto lo stesso. Bravi. Altra features legata al mondo del digitale e delle applicazioni. Social, Instagram aggiungerà la ricerca nelle storie. Instagram aggiungerà la ricerca, sarebbe anche ora. Veramente? sì. Poi gli altri non ci interessano perché sono tutti relativi ai One Direction. Seriamente? Sì. No dai, un paio leggi. Niall diventa padre, Luis e Eleanor, che era la ex, quella che si considerava essere la Baird, quindi la finta fidanzata, che poi sono tornati insieme dopo anni. Ah, sì, sì. Annunciano che si lasciano. E poi la nuova tipa è incinta. Di chi? Sempre di dello Lewis. Stesso? Ah, Lewis, questo, ok, va bene. È sempre Lewis. Niall è quello biondo. Niall è biondo, Lewis è quello... Lewis Tomlinson, non so qual è, lo so. Ti ricordi la fidanzata? Sì. No, la fidanzata no, fino a loro ci sono, perché poi avevo una sorella directioner, quindi... Harry Styles fa un film Netflix e poi si cancella Harry Gets Cancelled, quello che dicevo prima, quindi che verrà eliminato completamente dalla pop culture. Perché, secondo te? Non lo so, io non sono d'accordo, ho letto questo, non l'ho motivato, ho letto, preso soltanto la lista sua. No, ma infatti, cioè, ma no, ma... Mi rivolgo alla persona che ha fatto questa lista. Non credo ci siano motivi Please particolari. Explain. Poi magari si rompe di fare la star. Cioè alla fine sono più di 10 anni. Inizia a far cacciara. Cioè inizia tipo a dar di matto. No, non mi sembra. Vabbè, dice basta, non voglio più far parte della pop culture. Ah, quindi si autocancella. Si autocancella, ah, magari, okay, d'accordo. I Così lo posso anche credere. Mi sembra una persona tipo molto, cioè nel senso, mi verrebbe quasi a dire non tanto a suo agio in questo ambiente. Minchia, c'è da 10 anni, dubito che non si senta a suo agio. No, sì, però nel senso, non l'ho mai visto come uno... come dire... non lo so, sai come ce lo vedo bene lui? Fare presentatore. No. Sì, io vendere hamburger in un fast food.
wow. Ha fatto ridere Sara, questa l'ho sentita. Però vabbè. Io Sara la faccio ridere ogni tanto con le mie battute scemo. L'importante è non farla piangere. Io l'ho fatta piangere una volta, ce l'ho ancora qua. Che hai fatto piangere Sara? E eravamo bevuti al giro universitario. Ho un buon proposito per il 2023. Lui era bevuto. Sì, Sara non beve. Sì, esatto, è vero, è vero. No, buon proposito per il 2023, fare ridere Sara almeno una volta al giorno. Siamo già a due oggi. Quindi per domani sei a posto, giusto? Oppala. No, per due giorni non ci sono, quindi devo farla ridere di più. Okay, adesso raccontale una barzelletta così. Dopo no, te la racconto. Piange. Poi dicono Taylor Swift incinta. Con chi sta Taylor Swift? Con Calvin Harris ancora? No, no? Ma tu che anno sei fermo? Il 2010? Sì. Più o meno, con chi sta? Non lo so. Okay. Non con Calvin Harris. Okay. Poi mi sono dimenticata, sempre Kardashian. Smettono di filmare Keeping Up with the Kardashian e Kylie annuncia il nome del figlio, che non è ancora stato annunciato. Ok, ha già altri figli Kylie, giusto? Che si chiama? Non mi ricordo, come si chiama? Stormy, è vero. Stormy Scott? Stormy, you look like a mommy. Ma come si chiama? Stormy Jenner Scott? Stormy Scott. Ha preso no, non si chiama Scott, guarda che lui non si chiama Travis Scott. Infatti. Scusa, ok. Travis Scott non si chiama Travis Scott. È vero, com'è che si chiama? Non lo so. Ostregheta. Aspetta, Ostregheta, che cerco... mo te lo sto cercando. Vediamo che è più veloce. Si chiama Jacques Bermond Webster. Stormy Webster. Webster, sembra un nerd. No, scherzo. Lui si chiama Jacques Bermond Webster II. Ok, però non c'è. Figli Stormy Webster e Wolf. Wolf? No, era il primo nome. Poi c'è stata la polemica, perché come fai a chiamare tuo figlio Lupo? No, soprattutto perché secondo me era uscita You, che è una serie che Alice non ha visto. No. E mi dà fastidio questa cosa. Lo guarderò, promesso. E nella seconda stagione si usava molto Wolf per dire ti amo. Quindi era I Wolf You. E okay, da lì era nato anche il bambino Wolf. Ed era uscito tutto un casino perché c'erano tutti i meme. E quindi ha detto che era un nome che ha dato lì così. Che ci stava anche come, cioè, Wolf, ti amo. Cioè, con quel significato lì è ancora più bello, secondo me. Ma è un uomo, cioè, un bambino, sì, uomo. È un bambino, un uomo. Però Stormy, Wolf, no, dai. No, orribili, per favore. Stormy è come Leone. Leone è un nome orribile. È tamarro. Leone? Sì, sono nomi tamarri. Cioè, nel senso, neanche a me piacciono. Tipo Chantal. Sì. Vittoria è già un nome più bello. Vittoria è bello, io chiamerei mia figlia Vittoria. Esatto. Vittoria è già qui bello. Lo prenoto, se volete chiamarlo vostra figlia Vittoria, non fatelo, no, lo prenoto io. No, io non so, la mia figlia la voglio chiamare Era. Così creo un casino tipo Era presente, faccio come era. Ma perché? Bello. Era imperfetto, cioè non so. No, questo è tamarro. Tamarro. Era presente e odi proprio tua figlia. Sì, infatti. Cioè, come quelli che si chiamano culetto di cognome chiamano la figlia Rosa. Sì. È vero, è vero, è vero. Ma anche quelli c'è il figlio. Cioè, allora, signor Galilei. Ma con tutti i nomi che c'erano, devi chiamare tuo figlio Galileo. Cioè, scusa, vabbè. Galileo Galilei. Vabbè, rimane in testa. Comunque, continuiamo. Sempre triste, Berlusconi ci lascia. Sono 20 anni che la gente lo dice. In aggiunta a questo, c'è un'altra tizia che ho seguito che diceva che il funerale sarà una cosa super cringe, tipo quello dei papi, con la bara aperta. E no, il cerone sulla faccia di Berlusconi si sarebbe sciolto. Ora, secondo me no, nel senso, i truccatori delle persone decedute sono molto bravi. Perché far sciogliere il cerone? Questa è una di quelle cose che probabilmente avrei dovuto sapere, ma non lo sapevano. Sì. Le persone morte vengono truccate? Sì. Ma veramente non lo sapevi? No. Cioè, è molto più comune in America, perché noi non usiamo la cosa nella bara aperta. Per la bara aperta, nel senso. Sì, che... per la bara aperta. Okay. No, però okay, anche, cioè, vengono vestiti i morti. Vestiti lo so, non è che vanno nudi. Però tomba. Pensa a un cadavere, cioè, non è che puoi presentare la bara aperta col cadavere morto. Cioè, si vede che una persona è morta. Quindi vabbè, la trucchi che dai un po', tipo, sta dormendo. Gli dai un po' effetto un po' di vivido. Colore, capito? Sì, non gli mettono il blush. Sì, le guancette un rosse. Un po' di blush glielo metto. No, solo vedo Berlusconi. Turing. No, ti pare? Gli sistemano perché sennò per non farli sembrare morti. No, sì, però meno morti, non sì, verdi, capito? Sì. Per avere una bella immagine, un bel ricordo, tra virgolette. Capito? Come se stessero dormendo. Ok, no, quello ok, sì, ha senso, perfettamente senso. E quindi lo farebbero anche Berlusconi. E comunque su Berlusconi potrei dirti che quest'anno potrebbe davvero essere l'anno. Ma dai. Ma perché negli ultimi due annetti ha avuto tanti dentro e fuori dall'ospedale. Lo so, perché per chi gioca al Fantamorto sono bonus questi. Quindi, perché, vabbè, è parte del gioco. Però sì, credo potrebbe essere una...
una ottima prediction. Cioè, spero di no per lui e per tutti i suoi amici familiari, però penso. Adesso invece succedere. Ci concentriamo soltanto sul mondo italiano. Vai. Stefano De Martino e Belen si sposano di nuovo. Loro non si sono mai ufficialmente sposati, però hanno avuto quelle strane cerimonie. Si sono rimessi insieme, giusto? Sì, ma hanno avuto quelle strane cerimonie, tipo matrimoni senza essere ufficializzati come matrimoni. Tipo civile o no? No, proprio. Tipo cerimonia per celebrare il loro amore. Ah, vabbè. Ok, guarda, senza essere un vero matrimonio. Credo che, cioè, la definizione di matrimonio viene spesso associata al discorso religioso. No, tu firmi un contratto, sì, in questa cerimonia non firmi niente. No, anche in chiesa firmi. Sì, lo so, però non firmi niente in questa cerimonia, okay? Cioè tu non sei sposato ufficialmente, né in chiesa né in comune. Fanno una cerimonia e dicono, ah, ci amiamo, fine. Ok. Però dopo questa cerimonia non vieni proclamato niente, neanche però dottore. Però tu pensi che non abbiano, nonostante abbiano già fatto queste cerimonie, cioè se l'hanno fatta è perché non hanno voluto sposarsi. Quindi il matrimonio è un po' uno sbatti. Infatti quello che dico, cioè fai questa cerimonia per sostituire il matrimonio, quindi sarebbe strano che facessero anche il matrimonio oltre a questa cerimonia. Io dico di no. Ci può stare, però io dico ma di no. Ma no, si sposano, lei intende sempre questa cerimonia. Ah, sempre a cerimonia. Sì, sì. Allora può darsi, può darsi. Un'altra invece diceva che si lasciavano. Chiara Ferragni, questo è molto comune, l'ho avuto anche nel mio box domande. I Ferragnez annunciano il terzo figlio. Mi, di nuovo? Sì, in aggiunta a ciò un altro TikTok suggeriva che avrebbero chiamato il figlio Lucifero. E ciò avrebbe causato una disputa con il Vaticano e la Chiesa, che si sarebbe rivolta contro il Vaticano, quindi i Ferragnez avrebbero vinto, e ciò avrebbe portato a uno sviluppo nella lotta per l'eutanasia. Questa era molto complicata. No, più che altro perché partendo da Lucifero perché si sviluppa? Lucifero è il dio della morte, cioè il dio della morte, cioè sì. È Lucifero. Lucifero è? È dio, come si dice? Devo. Ma non è un dio, è un angelo. Devo. È, diavolo. È il diavolo. È il diavolo. È l'angelo decaduto. Sì, lui. E quindi in onore della morte, insomma, tutte queste cose qua, conseguenze varie. Potrebbe essere un... cioè, non penso sarebbe neanche tanto corretto responsabilizzare un bambino di un messaggio così importante. Cioè, e poi una di mossa... conseguenza tutti quanti i bambini si sarebbero chiamati Lucifero. Secondo me è un po' esagerato. Potrebbero avere il terzo figlio, sì, ma non sono che lo chiamano Lucifero. Vabbè, che no. È poi, esatto, non è un bel nome. Valentina Ferragni si fidanza con un calciatore che si è mollata col tipo. Si è mollata con cosa? Come sì. Si chiama? Si chiama Mozart, no? Luca. Però non mi ricordo nemmeno io. Beve qualcosa. Ah, Vezil. Sì, quello lì, vero. No, Valentina Ferragni con un calciatore non ce la vedo. Posso dire una non cosa? Non entrerebbe nel team degli amici. Valentina di Sara. Ferragni è più bella di Chiara Ferragni. No. A popular opinion. Sì, a me la Chiara Ferragni non... ma tutte le Ferragni non mi piacciono. No, nemmeno a me fa. Solo perché sono bionde con gli occhi chiari. Beh, però secondo anche me anche tu Valentina... sei bionda con gli occhi chiari. Ma io sono bella. Secondo me Valentina ha terza un... terza volta che faccio ridere Sara. Sei a posto. Per tutta la settimana sei a posto. Secondo me Valentina, non so, mi piacciono di più i lineamenti. Secondo me più morbidi, sì, è un rispetto po'... alla perché sorella. Perché lei è la più piccola. Credo di sì, credo la, di la sì. Chiara è la più grande. Poi c'è l'altra, Francesca, che fa la dentista, sì. E poi c'è la Valentina, che fa un po' la Chiara mancata. Wow, frecciazza. No, attenzione, questa l'avevo predetta anch'io. Elodie e Iannone si lasciano e lei torna con Marrakesh. E io in aggiunta ho detto faranno pure un figlio. Sì. Sul tornare insieme c'è sempre c'è quella sintonia, sono rimasti in buoni rapporti. C'è il rischio che magari agli Annone non vada tanto giù come cosa. Quindi potrebbe essere. Sara, tu cosa dici? Secondo te Elodie e Marra due, quindi non ti interessa? Non mi interessano. Esatto, quindi... lotta a farfalliti non mi interessa. Ho fatto ridere anch'io Sara, sì, ma che gioco è, raga? Io rido per tutto. Questa non è la puntata di Just ma Chatting, non di gusto di solito, esatto. Quindi quando ti facciamo ridere di gusto è una soddisfazione, sì, sensazione. È una vittoria. Passiamo ora a Sanremo, poi passeremo alla politica italiana, soltanto i protagonisti della politica, vai. Senza parlare di politica. Sì, vai, vai. A Sanremo qualcuno bestemmia e viene squalificato. Tipo Grande Fratello, Isola, sì. Dei Famosi. Quelli più propensi a farlo sono Grignani e Annalisa. No, Annalisa. No, Annalisa no, dai. Grignani no. E Ann, non so chi. Anna Ox. Anna Ox, ok. Anna Ox, chi...
Ti mancava una lettera, non è che... E qua c'è scritto Anna. Anna, sì, del bando col booster, sì, ce la vedo a bestiare. No, però Anna Oxa... Sarebbe divertente, chissà quanti punti al Fanta saremmo prendi se qualcuno bestemmia. C'è il punto, dovremmo controllare. Ma sai che mi sa che non c'è? No, lo facciamo noi. Facciamo che come tipo... regola ultra. Chi, esatto, chi, se uno c'è uno, che, quello che bestemmia vince il Fanta Sanremo. Cioè proprio... Di diritto, arrivi con la corona proprio. E io ho aggiunto, sempre su Sanremo... Che la finale la fanno, cioè gli ultimi due sono Lazza e Ariete. Lazza e Ariete. Lazza e Ariete. No, secondo Ariete me Lazza... no, Lazza vince Sanremo. No, non vince Sanremo. Tu dici che vince Sanremo? Vince Sanremo Lazza. Secondo me ultimo. Cioè ultimo, eh. Ultimo sì. Lotta per arrivare primo. Sì, ma basta. Controsenso tra l'altro, sì. Cioè, sai chi arriverà ultimo? Tananai. Ultimo. No, Tananai arriverà tipo... quarto, quinto, no, secondo no, me. No, no, per il meme me io farei settimo. Tutto per arrivare ultimo. Secondo me, sai chi arriva ultimo? Rosa Chemical. No, può dai. Essere, può essere. Ma lui messa un po' di coppia di Achille quando è andato la prima volta. Anche come atteggiamento, secondo me arriva ultimo. A non me non piace. Piace. A me ricorda troppo Young Signorino. Vero? Sì, un po' sì. Mi sa che fine ha fatto Young Signorino. Mi sa che ha avuto una figlia. Buon per lui. E poi, sempre su Sanremo, sapete che a fine anno annunciano i big o gli ospiti comunque per l'anno successivo. A fine 2023 verrà annunciato Pachi come ospite di Sanremo, oppure come, come ospite. Come ospite di Sanremo, oppure come concorrente. Io sono più propensa come anche big. Secondo me, anche secondo me. Poi bisognerà vedere, dovrebbe esserci ancora Amadeus alla direzione artistica, quindi bisognerà spinge vedere. Per Pachi, dici. Beh, viste le scelte degli ultimi anni, non mi sorprenderebbe. Beh, Pachi però, cioè un conto Lazza, va bene, Lazza ha fatto l'album avrei un po' più pop. Avrei più senso l'altro, oddio, quello che è andato a vivere Joliet. In Inghilterra. No. Ah, Rondo da Sosa. Rondo, potrebbe. No, ma cosa stai dicendo? No, boh. No, no. Ma tu che musica ascolti? No, ti pare? Ne hai mai ascoltati questi? No, cioè no. No, Rondo no, allora, è bandito sì. Dal mondo, Rondo, non Rondo può non più può entrare a Milano. Ho fatto la rima. Rondo bandito dal mondo, che è l'ombelico del mondo. Fatica. Poi gliela scrivo in DM e magari la usa in una canzone. Vai. Comunque no, Rondo mai. Secondo me Pachi ci sta. Pachi, beh. Sì, potrebbe andare. Non saprei, non saprei. Joliet c'è già, no? Joliet no. Oh, sì, non è un neomelodico Joliet quasi. Ci sta. Rap ci sta. Neomelodico. Joliet liberato, però finché non fa vedere la faccia. Abbiamo uno brutto. Uno brutto. Allora, questo ah, logicamente, lei. Scusa, ti interrompo. Se arrivano messaggi, Sara, già lo sai che leggerceli così. Ovviamente. Poi abbiamo anche le nostre prediction che sono state inviate a me medesimo personale. Uno brutto. No, rimango sulla musica. La mia prediction è Tedua, che ha promesso di far uscire l'album. Non fa uscire l'album. Non lo farà mai uscire l'album. Non fa Tedua. Uscire l'album. No, lui ha promesso che quest'anno sarebbe stato l'anno in cui avrebbe fatto uscire la Divina Commedia, che è il nuovo album. Perché prima l'EP era aspettando la Divina Commedia, ma noi siamo ancora qua, braccia concerto, ad aspettarla. Sì, ma lo dice da due anni. Hai capito? Neanche quest'anno, secondo me, esce. Sai invece chi, secondo me, farà uscire l'album quest'anno? Massimo Boldi. Non ci sei una cretina, sei proprio. Non hai fatto ridere, però, Sara, come prima. Non mi stavo ascoltando. No, esatto. No sì, ti stavo ascoltando, non ma è... Massimo Boldi non mi fa. Non ridere. Ti fa ridere. No. Christian De Sica? No. Massimo neanche. Boldi in questa predictions, secondo questa ragazza, muore? Sì. Potrebbe. È un po' vecchietto. Ma è anche un po' rimbambito sì. Dagli ultimi. Sai chi farà uscire l'album? Che è un po' un bel po' che non lo fa uscire. Luque? No. Chi? Calcutta. Ah, Calcutta, sì, avevo letto anch'io, l'anno di Calcutta. No, questo. Dai, Calcutta no. Guarda, sono tipo secondo 5 me lo, anni. Lo fa uscire ad aprile, adesso i primi. Dopo vado ad ascoltare Calcutta mentre torno a casa. No, anch'io. No, male. Deficiente. No, fa male al cuore Calcutta. Io fa dico, bene per favore, al cuore. Non giovedì vado a Roma, faccio viaggio tutto ascoltando Calcutta, Carbrei, Gazzella. Franco 126. Sì, Franchino. Magari tornerò assieme. Stavo per dire la stessa roba, Carlo e Franco. Ci starebbe ci sta. Carletto e Franchino. Bellissimo. Polaroid è un album. Mi piace dalla un prima. Un album poi hanno fatto insieme. Cioè almeno due fatto... No beh sì. Hanno fatto quello. Poi hanno fatto 2.0. Sì vabbè. Però è lo stesso. Sì, sì è tipo c'è forse qualche brano in più no? Sì ma vabbè. Ma è lo stesso sì, ma sì, voi ascoltavate gli Psicologi? Non no, tantissimo po- perché hanno fatto... sono, i... sì, sono sciolti? Si sono sciolti. Ma va veramente? Sì. Ma ora no. Stanno facendo la carriera da solisti. Ma veramente? Quindi è Psicologo? No. Adesso non riso no. Andre. Ma veramente? Sì. So sad. Triste. Peccato. Vabbè, poi questa dice che diventa ricca. Ci spero anch'io. Qua ci arriva un messaggio che dice: non capisci un cazzo di figa. Chiara Ferragni è meglio di Valentina. dipende dai gusti. Dipende dai gusti. De gusti bus. Secondo me anzi aggiungo proprio un commento prettamente proprio di caratteristiche fisiche. Proprio a livello di fisico anche. Secondo me è più bella Valentina sì, di Chiara. Sì.
secondo me. Però vabbè, punti di vista. Poi Orietta Berti conduce un programma TV di cucina su Sky 1. Io aggiungo su Sky 1, secondo me ci potrebbe stare. Ce la vedo. E poi basta, questa è finita. Ok, però ne avevamo altre. Certo, ne ho un sacco. Perché il plurale di sacco è sacche. Sacchetti. Alice Zarre, signore e signori. Anzi, Alice Zarre, come l'ho salvata io sul telefono. Allora, vai. Katy Perry va in disgrazia e fa pure la pubblicità del Mac. Qualcuno ha detto McDonald's. Poi, qua il calcio lo tengo per ultimo. Qua ci arriva anche un'Orietta Berti, è meglio delle sorelle Ferragni. Concordo. Qua sì. Guarda che l'Oriettona nazionale, quando era una giovincella, la mollava. L'usignolo della musica italiana, sì, la chiamavano. Poi si scopre che la Queen e non in per questioni canore, no, mi dai, dissocio. È si scopre che la Queen è viva. Questo ha scritto Sara. Esatto, ed è su un'isola insieme a Michael Jackson e Maradona e Pelé. Ezra Miller viene ufficialmente licenziato dalla Warner Discovery. Ezra Miller. Sara? Ah, l'ha scritto lei? No, no. Chi è Ezra Miller? Io non so chi sia. Cerchiamo Ezra Miller. È un attore. Perché l'ha scritto lui? No, perché lui fa Cineforum. Ah, ho capito. Ho capito chi è. Da dove viene licenziato? Dalla? Warner. Ma che film ha fatto? Ha fatto... Ah, Flash... Quel secondo lì. Ah, Noi siamo infinito. Noi siamo infinito. Ah, ok, ho capito chi è. Vabbè. Ora, vuoi partire con te o con la bomba che mi ha lanciato qualcuno? Vai, andiamo con me. Andrea Presente cade nella Bubble Night tra le braccia di una bella ragazza. Esatto, quella bellissima ragazza è quella che sta guardando questa puntata. Poi Kanye è nudo in pubblico. E la bomba, non era la bomba. La bomba è rullo di tamburi. No, non li voglio. Ronaldo si ritira. No, non lo farebbe mai, raga. Secondo me sì. Ma perché? Perché la sua carriera è finita. È andato fino raga. Raga, la sua carriera è finita, cioè... Sì, vabbè, però prima hanno battuto i soldi. Scusate, sono un attimo confuso perché mi sembra di essere a Calcio Club. Mi sembra di essere. Cosa io sta succedendo Federico. Qua? Adesso Alice fa Andrea. Così e si leva, c'è sotto fede bolla. No, sono d'accordo. Secondo me Ronaldo è il momento che se ne vada a casa, raga. È vecchio, ormai non è più nessuno. Allora. La sua carriera è fallita, ha fatto un mondiale di merda. Ok. È il momento poverino. Che è inutile allora, adesso. Però ha sofferto. Ha un ego troppo smisurato. Se lo merita di andare a casa. Io mi sta proprio antipatico. Ma non è vero, a me no. Hai visto la serie suoi Giorgina? Mi sta antipatico. Io la guardo tutte le notti. Sì, cioè, ma lei va obiettivo. Bene. Lui è proprio antipatico. Cioè, quando lui giocava alla Juve, Giorgina l'hanno messa a Sanremo. Ma mi puoi mettere Giorgina Vabbè. Rodriguez a Sanremo perché suo marito è Ronaldo? No, però è brava. Ma cioè, non è brava. Allora c'è anche Chiara Ferragni ma a Sanremo. Non sa parlare italiano Giorgina Rodriguez. Ma nemmeno... Ibra sapeva parlare italiano. Ma infatti la Sanremo, però inutile. No. Però Ibra ti butta ogni tanto le battutine in italiano. Sì, quella ma Giorgina non capisce l'italiano. No, era no, a me è piaciuto. Ma non sa parlare italiano, non puoi metterla a condurre sì, Sanremo. Ma cioè, noi dovremmo essere a condurre Sanremo. No, ma sono razzista. No, no, perché io è un programma sulla TV nazionale. Andiamo insieme con la manina, va bene. Con no, le però... Nike andiamo giù dalle scale di Sanremo insieme. Sì, io non sono d'accordo però, Ali. No, no, secondo me Giorgina poteva evitarsela. Dici. Posso? Sì, sì. Giorgina Rodriguez a Sanremo, potevano evitarsela. Sì. No. Perché non sa parlare italiano. E perché è stata messa lì perché... Solo perché era la moglie di Ronaldo. Ma neanche una parola in italiano sbiascicava quella. Leggeva i nomi malissimo. Vabbè, ma esatto. Faceva scena. Ho per capito quello, ma cioè, non puoi condurre un programma sulla TV nazionale. Ma è televisione. Serve. Giorgina Rodriguez potevamo evitarcela. Sì, allora potevi evitarti un botto di gente. Sì, io sono d'accordo. Alcuni ospiti di Sanremo sono completamente inutili. Però almeno mettimeli che parla in italiano. Fine. Vero. Scusami. No, sono d'accordissimo. Per tornare alla questione Ronaldo si ritira. Secondo me no. E ti spiego il semplice motivo. Ronaldo adesso ha 38 anni. Se non sbaglio 37-38 anni. Ronaldo ha un contratto per i prossimi 37. Due o tre anni. Adesso così è. Guadagna qualcosa come 200 milioni all'anno. E ha un contratto, mi sembra, di 5 anni, in cui non so se sono tutti da calciatore, ma comunque mi sembra che siano due da calciatore, e poi 3 anni con lo stesso contratto da ambasciatore del calcio nel calcio arabo. Cioè, ma poi... Ronaldo farà 5 anni della sua vita lì, in cui giocherà, non giocherà, così, ma lì rimane. Secondo me ancora 2 anni gioca, perché vuole giocare, e secondo me tornerà anche in Europa a giocare, per un breve periodo, ma tornerà.
poi si ritira e rimane lì. Ma quest'anno no, di sicuro sarebbe troppo. Già è stata una bella botta per lui andare a giocare in un campionato come quello arabo. Quindi no, per chiudere l'angolo calcio club, credo che un paio di anni ancora io lì. Io spero lì che farà. Se ne vada invece. Stufa di sentire il suo nome. E basta, io ho finito. Hai finito i tuoi? Sì, ho finito. Ok, comunque io ci avevo uno su un messaggino su Lukaku, perché c'è scritto anche io ho i miei messaggi delle prediction, non per vantarmi, vediamo com'è. Lukaku farà più di 10 gol da qui a giugno, quindi visto speriamo, che ce l'abbiamo insieme al Fanta. Ma ce l'abbiamo noi al Fanta? Anche solo al Fanta. Ma tu c'hai Lautaro? No, anche Lukaku. No, ce l'ho io, no, Lukaku. Ce l'abbiamo noi io Lukaku. Te lo giuro che me l'ha detto Bolla. No, che è possibile, ce abbiamo noi Lukaku. Raga, ce l'ho, ve lo giuro, ce l'ho. E non so perché ce l'abbiamo entrato. Possiamo averne anche noi? Ma esiste solo un Lukaku. Andrea sbuffato. Vabbè. Ce l'ho io, sono sicura. Tu hai Lautaro. Ho sbagliato a Lookman. Vabbè. Ah, perché insieme con Luke e quindi giustamente Sara, vabbè. Qualche prediction tua personale? Io ho detto le mie. Ah, erano sì, fra vuoi quelli. Fare prediction su di me? Su di te? Sì. Io credo che quest'anno divento ricco. Ti farai ti farai i capelli mori. No, mori mora, torna castana. Secondo me ti fai un colore tipo strano. Sai che ero viola fino a 2 giorni fa. Eh vero? Sì, lo so. Confermi, Sara? Sì, è vero. Me l'hai pure detto, Alice. Vabbè, eravamo lì insieme, eravamo in discoteca. Quindi era tipo, guarda i colori dei miei capelli. C'erano le luci della discoteca, faccio un cacchio. Però secondo me può darsi che lo farei. E no, io voglio farmi. Secondo me ti farò un colore bionde. No, ti prego. No. Allora, il mio ragazzo mi ha detto va bene. Ma perché? Sono così belle così. A le me non me frega niente. Fabio Minetto, sei bellissima comunque. Ci credo. Vabbè, ma grazie al cavolo. Dai. Ti dirà, non è che dice no, mi fai schifo, ti lascio se ti fai le sopracciglia bionde. Faccelo sapere. Magari sotto. Ti lascia se lo fai. Però prima ti dice appello. Che adesso glielo chiedo subito. Secondo me te li fai o blu o viola. Mi lasci se no, mi blu no, Ali. Le sopracciglia decolorate. Lo scopriremo. Lo scopriremo tipo quando dopo che ti ha bloccato sui social. Però sì, e secondo me Alice sono io. Diventerai mamma, no, scherzo. Non so cosa che prediction puoi fare. Diventerà vegana? No, io mai. No, vegetariana potrei. Ah, quindi ti piace il pesce? No, nel senso Alice, no, la differenza fra vegetariano e vegano è il pesce, no? No, è no, che no. Puoi mangiare i derivati degli animali. Ah, i derivati, ma scusa, i vegetariani mangiano i derivati degli animali, quindi mangiare le uova, latte. Ma i vegetariani grazie. Mangiano il pesce? Sì, i pescetariani si chiamano in realtà, perché in teoria i vegetariani non dovrebbero mangiare il pesce perché sembra un tipo di carne. Infatti. Però alcuni vegetariani mangiano anche il pesce. Il problema è, cioè, la differenza maggiore tra vegetariani e vegani sono i derivati. Quando tu mangi una brioche vegana, non mangi la brioche col burro o con l'uovo. Non so se c'è l'uovo nelle brioche. Può darsi. Ah sì, una prediction ce l'ho per te. Vai. Secondo me, entro la fine dell'anno, questa ti piacerà. Divento famoso su TikTok. Simile. Io avevo pensato raggiungi 10.000 follower su Instagram. No, Instagram no, è troppo difficile. Finché Sara non mi passa nelle storie, non posso. Sì, infatti Sara, perché non ci spammi un attimo? Scusa. Perché allora, il mio sogno, Sara, qual che, è? Chi è che ti segue? Posso dire? Chi è che ragazzi, ti segue su Instagram? Ragazzi, sarà la maggior okay, parte ma ragazzi. La maggior parte calciatori? Ci sono dei calciatori che ti seguono, giusto? Ok, cosa mi piace a me? Non interessi. Calcio, però vedi, cioè, possiamo salvarlo, abbiamo interessi comuni. Sì, salvarlo, io loro i tuoi follower. Sedere, grazie alla loro ecco, secondo me, prediction per il 2023, Alice dice qualche stupidata allucinante che la fa non può più fare la radio qua. I get canceled. Secondo me, sì, esatto, secondo me dice, viene arrestata, però cioè per una cosa stupida, quindi poi la rilasciano. Può darsi. Può darsi, c'è una roba tipo sì. Che ne so, che ti metti a litigare con un poliziotto perché hai parcheggiato dove non volevi e sei testardo. No, mi metterei a piangere. Oppure le rubano la macchina perché finalmente l'ha lasciata aperta. Sì, esatto. E non è tornata indietro a controllare. Potrebbe essere. Le mie prediction per voi sono Vai. Tutte positive. Vai. Sara farà un qualcosa di successo a livello okay. filmografico. Anch'io lo penso. Che sia video o serie o film, cazzi matti.
Ah, perché i video non sono serie, giusto? Vergognati. No, ho detto che sia video, film, serie TV. Ah, ok, che sì, ok. Se tu non capisci l'italiano, vai con Giorgina Rodriguez. Sapevo l'avresti detto, ma te magari. Lo giuro. Magari, astia. Sei veramente, guarda. Vabbè, e per me? Per niente. Te? non lo so. Non me la sento di commentarti. Ah, no, va no. Bene, grazie. Vabbè. No, secondo me Andrea si fidanzerà e soprattutto diventerà stemio. Perché no, semio mai, ma sì, sì, perché ti fidanzi con una ragazza che ti dice: dai Andre, vuoi stare con me? Lei è talmente bella, ti piace talmente tanto che dici: ok, non bevo più. Guarda, poi vi mollate, tu torni a break. Fra i miei buoni propositi. Malamente, anche perché poi c'è la depressione post break up. Sì, però prima no, diventi astemio. In realtà è fra i buoni propositi. Vedi? Cioè quello dell'astemio, della ragazza non me ne frega. Però tutti lo dicono, tutti la prima settimana di gennaio io non bevo più. No, però seriamente, cioè, ci sono tanti buoni propositi sulla mia salute psicofisica. Quindi credo di lavorarci su. E non che sia un alcolizzato, però... Anche per sia per un discorso fisico che anche per Oddio, un discorso avvocato. Economico. Perché, vabbè, ostia, dici come se bevo tutte le no, sere. Però mi ha ricordato lui, per questo ho detto Oddio, sì, avvocato. Oddio, avvocato. Avrò bevuto al massimo 5 white Russian. No, Black Russian. Black non Russian. White. Tra l'altro, cioè, poi io ci sono delle robe che non riesco ho a bere. Ho fatto un mix. Cioè, sì, poi chiudiamo pure la puntata. Ci sono delle robe che proprio non riesco a bere. E una di quelle, cioè non riesco più a bere, una di quelle è la tequila. Ora, sono una persona triste. No, ascolta. Sei bannato dai miei amici. Ma fa schifo la tequila. La tua faccia fa schifo. Tu fai schifo. Detto ciò, la tequila a me non piace. Mi sono ritrovato alle 3 del mattino a farmi uno sciottino di tequila calda con la tua carissima amica Federica, che salutiamo, è stata anche ospite qua, e altri amici, se non sbaglio c'era anche Fede Bolla, così è. Era la serata di Carfi, così è. Perché non c'era più niente. Cioè, in discoteca non c'era più l'amaro, non c'era più niente, non c'era più ghiaccio, non c'era più sale, non c'era il limone. Ah, quindi ho bevuto solo con tequila. L'arancia. Che schifo, te lo giuro, mai più. Io ci ho fatto un Erasmus con la tequila, al solo pensiero mi sale su tutto. Spiace. Non è vero, ti spiace. Cioè, no, era proprio... assolutamente no. Esatto. Fabio non ci ha risposto in tutto questo, quindi chi ti acconsente. Esatto. E lo lascio prima io. Ah, wow. Però lui ancora non lo sa, lo scoprirà quando guarderà questa diretta. Ma io l'ho già lasciato più volte perché siamo qua. Quando ci supererà il fantacalcio verrà ufficialmente lasciato. Ok, quindi dobbiamo superare la fantacalcio. Siamo ancora davanti a lui per ora. Sei davanti a lui? Sì. Ma era primo, cosa è successo? Gli fai te la formazione sbagliata di nascosto. Gli prendo il telefono ogni tanto, gli cambia la formazione a fantacalcio. Gliela levi i giocatori, brava, brava. Era questa la mossa. Bravissima e niente. Ora dammi la mazzetta che il mio lavoro è fatto. Sì, guarda, ti do... Tieni, pacchetto di fazzoletti. Non sono usati. Che schifo! Vabbè, niente, Alice l'abbiamo persa. Ma voi no. Il 2023 Lara. È appena la radio, il 2023 è appena iniziata e abbiamo tante cose in serbo per voi, ma anche in italiano, quindi non vi preoccupate, potete rimanere. Grazie per averci seguito, per aver ascoltato. Vi ricordiamo che le puntate rimangono caricate su Spotify. Noi tecnicamente ci sentiamo. Ne parliamo. Vi faremo sapere. Rimanete aggiornati sui nostri canali social che è ovunque il Pertini Radio, oppure su Tinder, dove potrete trovare, come vi ricordo, ogni settimana anche su OnlyFans. Ogni settimana cambiano chiaramente le foto di Jacopo Palumbi. Esatto. Potremmo farlo un profilo Tinder dove c'è tipo siamo tutti noi. C'è tipo ogni foto ognuno di noi. E poi come ti metti come gender? Cioè, non c'è tipo l'opzione non lo so. Sì, infatti non lo so, non c'è, c'è. Va bene, grazie a tutti ragazzi. Grazie Sarete regia speciale. Grazie Graziella, grazie ad Andre. E grazie ciao, a tutti. Ciao.